Ci troviamo nel 1966, quando l'idea del calcio decidono di far venire alla luce geni del football come Risto Stoichkov, Eric Cantona e Dejan Savicevic, oltre che un autentico rapace delle aree di rigore avversarie. Il suo nome è Romário de Sousa Faria, predicatore in un calcio ormai nostalgico, nonché uomo dai 1000 gol in carriera, di cui 757 considerati ufficiali. Romário era un attaccante brevilineo, veloce e molto forte tecnicamente, in autentica simbiosi con il gol, che era capace di calamitare anche all'interno di partite dove era apparentemente in ombra, che magari riabilitava dal nulla con gol e giocate decisive. Nativo di Rio de Janeiro, il Baijinho avrà l'onore di giocare per le tre grandi squadre della città, vale a dire per il Flamengo, il Fluminense, ma soprattutto per il Vasco da Gama, in quattro periodi differenti della sua carriera, toccando l'apice nel 2000 con la conquista del suo unico campionato brasiliano, vinto insieme a Juninho Paulista e Juninho Pernambucano, nella doppia finale contro il sorprendente São Caetano, contro cui andrà in gol sia nella partita di andata che in quella di ritorno. Al tempo aveva già 34 anni, con le sue annate calcistiche in Europa che erano già un lontano miraggio, con una riscoperta giovinezza calcistica che lo portò ai fasti di quando sbarcò nel vecchio continente nel 1988. Ad ingaggiarlo in quella circostanza fu il PSV Eindhoven, fresco campione d'Europa guidato da Gus Hiddink, portandolo dalle spiagge di Rio alla fredda provincia del Brabante settentrionale, temprandone il carattere in vista di un definitivo salto di qualità nel calcio europeo. Per Romário 5 anni in Olanda saranno sfavillanti, con ben 128 gol all'attivo in 142 partite, coincisi con 3 titoli di capocannoniere della Eredivisie e altrettante vittorie nel campionato olandese, con l'unico rimpianto di aver sfortunatamente perso ai calci di rigore la finale di Coppa Intercontinentale del 1988 contro gli uruguaiani del Nacional di Montevideo, dopo il 2-2 dei tempi regolamentari che vide, guarda caso, per giunta il Baijinho trovare la via della rete. Nella stagione 1993-94 arriverà nel campionato spagnolo, più precisamente al Barcellona e in Catalunya, alla corte di Johan Cruyff, che vedeva in Romário l'ultimo tassello mancante per il completamento del suo dream team calcistico, con il brasiliano che a sua volta non tradirà le attese, aiutando i Blaugrana a vincere la Liga con tanto di titolo di Picici, non potendo però fare nulla contro la furia del Milan nella famosa finalissima di Champions League giocata ad Atene, in un'annata dove peraltro la leggenda narra anche di una fantomatica partita di campionato dove l'attaccante carioca mise a segno una doppietta con Johan Cruyff, che a sua volta lo sostituì dopo 20 minuti permettendogli di prendere giusto in tempo un aereo per il carnevale di Rio de Janeiro. In Spagna giocherà anche nel Valencia, essendo croce e delizia per il popolo del Mestalla, che non assaporerà mai fino in fondo le sue gesta, complice anche un feeling menato con l'allora allenatore Claudio Ranieri. Con la maglia della nazionale brasiliana, invece, con ben 55 reti in 70 partite, è il quarto miglior realizzatore di sempre nella storia della Seleção, con la quale conquisterà per ben due volte la Copa America nel 1989 e nel 1997, quest'ultima in coppia con il fenomeno Ronaldo, che invece era appena diciottenne quando il Baijinho, in coppia con Bebeto, conquistò i mondiali del 1994, da assoluto protagonista, segnando 5 gol, tutti decisivi, prima della finalissima di Pasadena vinta ai calci di rigore contro l'Italia di Roberto Baggio, che lo ha issato tra i giocatori più forti di sempre, fregiandolo in quell'annata anche del prestigioso FIFA World Player, che lo decretò di fatto come il miglior calciatore del mondo nel suo magico 1994.